è la prima. La prima è l'ultima, la prima è l'inizio di una serie, non lo so, è un inizio di incontri fatti per guardarci in faccia e guardare al di fuori della parrocchietta di chi si occupa di fotografia, perché questo incontro nasce e si propone a un mondo di persone che si occupano di fotografia. Ma poiché il mondo di chi si occupa di fotografia è grande tanto quanto un paesino e il mondo intero è altro, ci siamo detti, ma proviamo un attimo a interrogarci su che cosa, al di là dell'autoreferenzialità, dove i fotografi parlano fra loro, discutono fra loro, si premiano fra loro, insegnano fra loro, al di là di questa autoreferenzialità, dicevo, vediamo cosa c'è all'esterno che ha da dire alla nostra parrocchietta. Iniziare con Luca mi sembra una bella cosa, perché Luca ha da dire al mondo intero e a maggior ragione, vabbè, e a maggior ragione lo fai, anzi. E a maggior ragione a chi per tramite delle immagini comunica. Ci diciamo spesso in incontri di questo genere, o comunque quando si parla di fotografia, forse un po' per consolarci, che la fotografia come mezzo espressivo ha un punto a favore rispetto agli altri, che gli altri mezzi di comunicazione non hanno. Quale? Mentre la parola richiede che le persone stiano ad ascoltare, e voi siete qua che state ascoltando, mentre il film richiede che la persona si esponga volutamente a vedere il film, il libro deve essere letto, il concerto deve essere ascoltato, sono tutti ambiti in cui la partecipazione volontaria del ricevente è una condizione necessaria. La fotografia invece no, è bastarda, comunica poco, cioè comunica degli archetipi di sensazioni, delle... ma caspita, quando li comunica in maniera molto bastarda, perché nell'istante in cui vedi la foto il messaggio è passato. Non hai difesa, non c'è barriera culturale, linguistico, quello che è, ed è una comunicazione immediata. Ma che succede quando... e quindi comunica anche ai non consenzienti. Ma che succede quando c'è qualcuno di consenziente che si espone al linguaggio delle immagini volutamente e volentieri? Succede che persone con una capacità visiva e umana, come costui, come Luca, riescono a portarti per mano all'interno del racconto, e con quel tanto che c'è da raccontare, grazie al fatto che il cinema e l'immagine in movimento è un modo complesso per raccontare e racconta sensazioni e storie complesse. Luca, fra i tanti elementi e aspetti positivi che ha, ne ha uno che spero venga è apprezzato universalmente. Anziché nascondersi dietro il dito dello stile personale, cioè di una matrice riconoscibile, che però viene replicata perché non si è capaci di fare altro, o meglio, ci si trova in una zona confortevole nel fare la cosa che si è visto funzionare, Luca ha dimostrato in 30 anni di attività di avere come stile la capacità di adattare il proprio stile, se potete venire a sedervi anche qui davanti, sì, di adattare lo stile narrativo, il registro linguistico, alle necessità del racconto del regista. E questa è una capacità che va al di là della capacità di chi ha uno stile, che va, dicevo, al di là della capacità di chi ha uno stile riconoscibile e lo mette al servizio di chi quella riconoscibilità vuole fare sua. Perché è l'inverso ed è molto più efficace, con l'efficacia non falsa, ma che si adatta, di chi cambia registro linguistico quando parla con persone diverse. Se parlo con mio figlio parlo in un modo, se parlo al prof parlo in un altro, se parlo al mio amore un altro ancora, non sono falsità, sono modi adattivi di comunicare. Ecco una persona che a livello mondiale, nonostante gli piace l'Italia, sa fare questa cosa per mestiere. Poi ho detto che stavo zitto e sto zitto. Mentre parlavi mi veniva in mente una cosa, che è una delle interessanti specifiche differenze tra cinema e fotografia è che il cinema va visto collettivamente, nel senso che la sala cinematografica è il luogo deputato alla visione del cinema. Io sono fermamente convinto che qualunque messaggio e qualunque estetica, anche cinematografica, possa essere apprezzata e compresa solo se lo vediamo collettivamente. La visione collettiva
cioè sfuggire all'atomizzazione della visione, che è un tentativo politico piuttosto evidente di costringere le coscienze, di non collettivizzare le esperienze, è un tentativo purtroppo riuscito in questi ultimi anni. La chiusura delle sale cinematografiche è un evento che rende la natura stessa del cinema, secondo me, inutile, nel senso i film vanno visti insieme. Allora adesso questo è un breve inciso che mi è venuto in mente mentre parlavi, perché poi dice la fotografia in fondo è un po' solitaria, diciamocelo, il cinema è un'esperienza collettiva, viene fatto collettivamente da un gruppo di persone tendenzialmente molto appassionate, perché le condizioni lavorative delle troupe cinematografiche negli ultimi anni sono diventate abbastanza insostenibili, quindi dovete pensare che chi lo fa veramente per passione, e lo fa con dedizione, perché collabora a un progetto che è un progetto del regista, ma in cui ognuno mette la propria individualità. Il risultato finale si comprende e si capisce anche per chi lo fa, solamente in una sala pubblica, cioè quel respiro della sala cinematografica è il momento cruciale. Allora io vi invito, proprio un appello: andate al cinema, perché vederlo in DVD, vederlo, sì, non ho niente contro lo scarico illegale, però ho solo contro l'idea che si debba vedere i film individualmente. Questo non io quando faccio un film non capisco che cosa ho fatto finché non lo vedo in una sala con altri. Allora si capiscono gli errori, si capisce se il film funziona, dove arriva e perché arriva e come arriva. Ma poi, vi ripeto, è proprio un progetto politico di isolamento delle persone a cui bisogna assolutamente reagire. Ma questa è la cosa che mi viene in mente quando parlavi prima. Diciamo che io vi voglio solo brevemente raccontare come ho cominciato, perché questo è abbastanza interessante e spesso vedo molti giovani anche, e questo è un messaggio di fiducia, spero, nel senso che io vi vedo molto costretti a scuole, stage, formazioni, lavoro gratuito, poi in nome di una preparazione che spesso è illusoria, perché chi lavora con le immagini, il lavoro poi del cinema in particolare, non è un lavoro, come dire, trasmissibile per parole, bisogna un po' farlo, no? E quindi insomma tutte queste scuole, questi stage, queste esperienze formative lasciano un po' il tempo che trovano, ma secondo me c'è la possibilità di sfuggire a questo. Io in altri anni, ahimè, un po' passati, ci sono riuscito in maniera curiosa, nel senso che io facevo un normalissimo liceo, in realtà ho fatto molta politica, più che ho studiato molto poco, molta politica, stiamo parlando degli anni 70. E contemporaneamente però mi occupavo di fotografia, perché camera oscura, macchine fotografiche, anche non particolarmente costose, sciocchezze degli anni, però insomma, mi sembrava molto curioso, ero rimasto molto presto colpito da un'esperienza in camera oscura in cui vedevo affiorare delle immagini dall'acqua, e questo mi sembrava, quando lo sviluppo della carta fotografica produceva un'immagine, ecco, secondo me questo è uno di quei miracoli che non si capisce come avvengono, cioè è veramente un'esperienza sconvolgente, no? Allora l'idea che queste immagini si sviluppassero, che si sviluppassero in maniera anche così differente a seconda del trattamento, del modo di posarle, di fotografarle, di posarle, ma di svilupparle, insomma, mi sembrava stupefacente. Allora, diciamo, ho pensato che la fotografia fosse un modo di espressione, forse un po' in maniera un po' solitaria, sì, perché in fondo il fotografo è sempre un po' da solo. Poi andavo tantissimo al cinema, a Milano c'era una sala meravigliosa che ovviamente non esiste più, adesso è un negozio di occhiali, si chiamava Obraz Cine Studio, alcuni di voi vedo che annuiscono perché se lo ricordano, quello era un luogo meraviglioso perché appunto era una piccola sala, però si vedevano i film e si dibattevano anche senza dibattere, nel senso che si sentivano insieme, se ne parlava fuori, si vivevano in quella piccola sala delle esperienze abbastanza interessanti, si vedeva del cinema del passato ma anche
del cinema indipendente, anche del cinema indipendente americano, insomma c'era una strana atmosfera, c'era un libretto che Enrico Livraghi faceva, che commentava i film, questo era molto interessante, insomma una passione sfrenata per il cinema e per la fotografia, però io non, veramente io volevo fare il bibliotecario, volevo fare altri lavori, cioè, insomma a Milano, non so, non si fa il cinema a Milano, non è cosa, poi come appunto pensavo casomai, mi piace molto il cinema, ma sicuramente dovrei fare una scuola, perché così si dice, oppure dovrei fare l'assistente operatore, che vuol dire caricare la pellicola, poi oppure fare i fuochi, no? Che è questa esperienza strana, per cui in astratto si mette a fuoco un personaggio che si muove, una macchina che si muove, una delle operazioni più astratte e incomprensibili del genere umano, no? Quindi insomma niente, andavo molto al cinema e in classe con me c'era un altro appassionato di cinema, lui non faceva tanta politica, io sì, quindi ci parlavamo poco, che era Silvio Soldini. Finita la scuola, Silvio Soldini è andato invece a fare una vera scuola a New York, la New York University. Io invece ho fatto, mi viene un po' da ridere mentre lo dico perché ero veramente pessimo, ho fatto un po' l'aiuto regista nelle pubblicità per vivere. Ero pessimo, cioè non capivo niente, mi faceva schifo la pubblicità, mi sembrava orribile il tipo di luce che mettevano, perché erano delle luci assolutamente non realistiche, insomma illuminavano scatolette di detersivo, cioè ero veramente pessimo, ho fatto dei danni inenarrabili in tutta la pubblicità milanese degli anni Ottanta. Dopo un po' di anni, in realtà volevo fare altro, insomma, quando dopo un po' di anni invece è tornato da New York Silvio, e io ero l'unico che lui conoscesse che aveva semplicemente visto una macchina da presa, ma io non avevo fatto niente, non avevo acceso un proiettore, non avevo neanche fatto mai un'inquadratura, e abbiamo deciso di fare un piccolo film insieme in cui lui faceva il regista e io facevo, non si sa perché, l'operatore, perché ero appassionato di fotografia. Ci siamo ovviamente prodotti il film perché nessuno ce lo avrebbe pagato. Era un film che doveva durare 20 minuti, invece durò un'ora e 20. E ci abbiamo messo 6 mesi, lo giravamo di notte, nei sabati e domenica. Insomma, cioè era abbastanza sconcertante perché ovviamente non avevamo luci, avevamo delle lampadine, dei neon, delle stupidaggini, delle lucette che ogni tanto rubacchiavo la notte nei set pubblicitari. Era un film molto notturno. Perché è venuto qualcosa? Cioè il film poi era decente, sono andato al Festival di Locarno in concorso, non si capisce perché, insomma, perché veramente nessuno ci sosteneva. E il film stava in piedi perché negli anni Ottanta, adesso ancora di più, e questo è il messaggio di speranza, iniziavano a uscire delle pellicole sensibili sul mercato per il cinema, cioè non si parlava più di quella pellicola terrificante a 50 ASA, 100 ASA che usavano i famosi direttori di fotografia del cinema italiano storico e che bisognava illuminare in maniera mostruosa perché erano pellicole assolutamente poco sensibili al buio, alla luce. Uscivano in quegli anni delle ottiche molto luminose, i primi Zeiss 1.3 che erano delle ottiche incredibilmente luminose rispetto al passato, quindi non erano più quelle cose da 3.5, 4, e di nuovo la pellicola poco sensibile, le lenti poco sensibili, cioè ci volevano dei 10.000 dentro una stanza per illuminare qualcosa, invece no, si poteva improvvisamente capire e pensare che una lampadina è uno strumento di illuminazione più debole ma non diverso da un proiettore, semplicemente meno potente. Allora, come dire, da un lato c'era un discorso di semplicità economica produttiva, dall'altro, come dire, entrava nel cinema europeo, italiano con un po' di ritardo, per motivi che se volete discutiamo dopo, l'idea che la realtà, il realismo, potesse entrare nell'immagine cinematografica, che era una novità sorprendente, no? Perché se voi pensate, Marlene Dietrich era meravigliosa in quei film degli anni 20, ma era immobile, non si poteva muovere né lei né la macchina, perché se si muoveva lei perdeva le ombre sulla faccia,
la macchina non si muoveva perché pesava 100 kg, invece le macchine e le lenti diventavano più leggere, le luci più leggere, ci si poteva muovere, si iniziava a pensare che la verità potesse entrare nell'immagine cinematografica. Se vi ricordate bene, c'è un film meraviglioso di Jean-Luc Godard che si chiama Buddha Souffle, fino all'ultimo respiro, dove per la prima volta è stata utilizzata la pellicola fotografica, che allora era più sensibile di quella cinematografica, per girare le scene di esterno notte a Parigi senza luci. Ecco, stiamo parlando degli anni 70, 60, 70. In Italia con molta difficoltà questo principio è passato, perché c'era soprattutto a Roma, e c'è ancora adesso in parte, un sistema molto corporativo e, come dire, non trovo una terminologia adatta, però un sistema molto corporativo che faceva sì che per 10 anni dovevi fare l'assistente operatore, anzi prima scaricare casse per 5 anni, poi per 10 anni facevi l'assistente operatore, cioè mettevi a fuoco, per altri 10 anni facevi l'operatore di macchina per qualcun altro, e intorno ai 55 anni, forse, se ti andava bene, accendevi un proiettore. Quindi che cosa succedeva? Che l'ingresso fattivo all'illuminazione cinematografica era, come dire, insegnato e tramandato secondo un'esperienza di generazioni passate, secondo un'esperienza anche di tecnologie arretrate, perché se impari da vecchi operatori a mettere delle luci in maniera vecchia, ma adeguata magari in quegli anni alla tecnologia, probabilmente quando viene il tuo momento non ti accorgi che i tempi sono cambiati e i modi di illuminazione sono diversi. E quindi utilizzi a 55 anni quei 10.000, i bruti, quelle robe lì allucinanti che sono pesanti, non realistiche, non corrispondono più e non corrispondevano più a una realtà tecnica ed estetica mutata. Ecco, allora, insomma, ecco, questo è il messaggio di speranza, nel senso che questa cosa è avvenuta negli anni 80 in maniera un po' anomala, perché poi ovviamente l'ingresso, il trasferimento a Roma parziale, ovviamente, perché invece sono sempre qua a Milano, però insomma, il trasferimento a Roma è avvenuto fra mille diffidenze, nel senso che c'era un modo di lavorare un po' strano, insomma, io non sapevo neanche accenderli i proiettori, diciamo, cioè non sapevo neanche cosa farmene, perché la mia esperienza precedente era appunto che una lampadina era sufficiente. Allora il messaggio di speranza, ripeto, è oggi è ancora più semplice, perché adesso le tecnologie digitali, finalmente la pellicola se n'è andata in pensione, questo so che farà inorridire molti fotografi romantici e generalmente fa inorridire anche i giovani. La pellicola è un'invenzione dell'Ottocento, ora che vada in pensione, è andata finalmente in pensione. Abbiamo adesso tra le mani uno strumento molto più versatile, che è il digitale, l'immagine digitale, credetemi, molto più elastica e molto più duttile, molto più realistica e molto più semplice e molto più innovativa dal punto di vista cinematografico. Io non ho, come avete capito, nessun rimpianto per la pellicola, il rimpianto lo lascio ai giovani romantici. Sono felicemente approdato al digitale, che rende questo percorso che nella mia vita è stato un po', come dire, questo percorso che vorrei definire di riappropriazione della semplicità e della realtà, che non vuol dire assolutamente, per quanto mi riguarda, limitazione delle possibilità espressive, anzi la realtà è piena di sorprendenti e continue sorprese, non è fare del cinema realistico o delle luci realistiche non significa fare delle luci sempre uguali, anzi vuol dire adattarsi realisticamente a una situazione diversa. Comunque, insomma, diciamo, poi ne parleremo, ma il mezzo di ripresa digitale, come dire, ha aperto delle prospettive per quanto mi riguarda francamente stupefacenti. Io ancora non riesco ancora a capire cosa si può fare, perché mi rendo conto che tutto quello che ho fatto da quando ho cominciato fino adesso,
fino agli ultimi 3-4 anni in cui il mezzo di ripresa digitale è effettivamente di altissima qualità, mi rendo conto che l'80% delle luci che io ho messo erano luci inutili, erano luci che servivano solamente a compensare la luminosità differente tra interni ed esterni, per esempio. L'esempio più clamoroso, nel senso che la pellicola che aveva una, come dire, latitudine di posa molto meno elastica del digitale, faceva sì che se voi non mettevate delle lucine in interno, le finestre erano bruciate. Ecco, tutto questo col digitale non succede più. Questa invenzione sconcertante che i fotografi conoscono probabilmente meglio di me, che è per esempio l'HDR, cioè la possibilità di fare due esposizioni contemporaneamente, una più chiara e una più scura, è stata finalmente in alcuni casi applicata al cinema e quindi ha reso sostanzialmente non solo obsolete alcune tecniche che già lo erano, perché le pellicole erano più sensibili, ma comunque ha reso obsolete alcuni accorgimenti tecnici che servivano solamente a restituire l'elasticità e la complessità dell'occhio umano su un mezzo meccanico così primitivo, ottocentesco come la pellicola. Allora, dire oggi che uso, io do per scontato che voi sapete cos'è l'HDR perché vi vedo fotografi molti, no? Allora, pensate a un'applicazione di questa cosa al cinema, no? Vuol dire che tutte quelle luci esclusivamente messe in termini realistici, semplicemente per bilanciare la differenza di luce fra interno e esterno, non per motivi espressivi, ma semplicemente per realismo fotografico, sono oggi inutili, nel senso che io faccio una esposizione per l'interno, una per l'esterno e digitalmente, lo confesso senza paura, in laboratorio compenso dentro e fuori e sono molto più felice perché vado più veloce, perché riaffermo come dire, la dignità delle scelte realistiche. Ossia, una luce di una finestra è una luce meravigliosa, perché se ci pensate, se questa finestra è inondata di sole, in fondo è fatta di due luci diverse, una che è il raggio del sole diretto e una è contemporaneamente la diffusa che proviene dal cielo azzurro e morbida. Quindi abbiamo una luce diretta e una luce diffusa e nello stesso momento. Questa cosa è molto difficile da riprodurre realisticamente al cinema, perché vorrebbe dire che io metto un proiettore diretto, brutto, finto probabilmente, perché la distanza dei raggi del sole è molto diversa dalla distanza del mio proiettore, quindi i miei raggi non saranno convergenti ma saranno divergenti, e poi mi affanno faticosamente e macchinosamente a riprodurre una morbidità della volta celeste. Quando dico faticosamente e difficoltosamente intendo dire che riprodurre al quarto piano di un palazzo l'effetto della luce solare è abbastanza improbabile. Immaginate un proiettore alzato per quattro piani e poi una diffusa, cioè una luce molto morbida intorno al proiettore, quindi tendenzialmente i nostri risultati erano abbastanza pietosi in termini di realismo. Poi se ci pensate, tutti quei proiettori diretti che arrivano a colpire gli attori che sono magari posizionati in un angoletto della stanza, ma quando mai succede nella vita? Cioè, se siamo vicino a una finestra abbiamo un raggio di sole, se siamo lontani non ce l'avremo mai, avremo una diffusina, sì, no. Quindi il tentativo di fare delle luci realistiche si è scontrato prima con le tecnologie arretrate e poi comunque con un mezzo che era la pellicola assolutamente, come dire, inadeguato alla riproduzione della realtà. Non solo, i contrasti erano diversi con la pellicola, nel senso che la pellicola aveva un contrasto molto più elevato dell'occhio umano. L'occhio umano legge nelle penombre, nell'oscurità in maniera molto più efficace e realistica. La pellicola aveva bisogno di diffusa, cioè di un ammorbidimento della luce. E quindi mi ricordo, insomma, elettricisti costretti a seguire gli attori con i polistiroli, insomma, delle cose assolutamente ridicole, cioè proprio fuori da ogni possibilità di fare del cinema realistico, reale, dove gli attori si muovono e la macchina si muove, un ingombro enorme, un tempo perso, spaventoso. Adesso
Tutto questo non è più necessario perché le macchine da presa digitali nel cinema sono molto, molto, molto più vicine nella lettura delle luci, dei contrasti a quelle dell'occhio umano. Quindi io so che tutti i giovani sono lì che dicono: ah, ma com'è bello il cinema in pellicola. No, è falso, vi hanno mentito, non è assolutamente vero. Quindi sento di giovani filmmaker che girano con della pellicola 16 mm scaduta, rimediata da non so dove, sono dei pazzi, insomma, cioè è un'esperienza costosa, devastante, inutile. Io l'ultimo film che ho fatto in pellicola è La grande bellezza, e qui diranno: poi dopo ne hai fatti più brutti, forse, però non per colpa della pellicola, del digitale. Però l'ultimo film era La grande bellezza. La grande bellezza, io mi ricordo, ci hanno bruciato 2 giorni di negativo, cioè il laboratorio, cioè eravamo già in una fase in cui la pellicola era un po', come dire, in dismissione, e 2 giorni di girato sono stati bruciati dal laboratorio. Allora io questa cosa non la scorderò mai, insomma, cioè, basta, è ora di finirla. Allora, l'idea che questo lavoro sia oggi totalmente da reinventare, perché questa cosa che vi ho detto prima, cioè della possibilità di compensare tra luci interne ed esterne in maniera più agevole, è una rivoluzione copernicana del modo di illuminare i set cinematografici. Quindi l'idea che questo lavoro sia totalmente da reinventare apre una strada piuttosto interessante per i giovani che vogliono fare questo lavoro, nel senso che ancora più di prima, ancora meno di me, avrete a che fare con dei conti con un passato opprimente, perché quella tradizione del cinema italiano era una vera oppressione, nel senso era quell'estetismo assolutamente non realistico, a parte alcuni pregevoli casi come Le mani sulla città di Gianni Di Venanzo, per esempio, che rimane ovviamente un film fotograficamente colossale dal punto di vista del realismo e anche dell'interpretazione. Tendenzialmente tutte quelle finte luci che il cinema italiano ci ha, e mondiale ci ha propinato, sono oggi dimenticate e dimenticabili. E poi cosa insegna la mia assurda e improbabile esperienza? Insegna che, come vi dicevo prima, il cinema non è un lavoro per persone solitarie, nel senso che il cinema si fa collettivamente, e quindi insegna il fatto che bisogna, chi di voi vuole fare questo lavoro dovrebbe cercare intorno a sé dei gruppi di persone, degli amici che lo vogliono fare. E questo perché creare un gruppo di lavoro, creare un gruppo di persone appassionate, dividersi i ruoli, dividersi i compiti, è quello che permette oggi, ancora più di prima, perché la pellicola costava tantissimo, adesso non costa più, è quello che permette e apre delle possibilità assolutamente non previste e non convenzionali di utilizzo dell'immagine e della luce. E quando parlo di realismo, ve l'ho già detto, ma vorrei essere chiaro: le sfumature, le possibilità del realismo nell'illuminazione cinematografica sono infinite, non sono piattezza, anzi, io ancora oggi non ho ben capito cosa possiamo fare, quali sono le potenzialità, e infatti lo faccio, quando ho detto prima 30 anni, sì, infatti mi è preso un colpo, ora di smettere, però diciamo che dopo 30 anni ancora io credo di non aver capito quello che si può fare, e questo passaggio al digitale, secondo me entusiasmante, ne apre di ancora più radicali e ancora più imprevedibili, sempre che voi abbiate il coraggio di liberarvi dagli stereotipi che vi hanno raccontato. Ecco, ho finito, grazie, arrivederci. Ti faccio una domanda con due cornini, cioè con due elementi. Tu hai dichiarato in quel libro intervista, Luce Necessaria, che consiglio a tutti quanti. No? Vabbè. Di amare molto di più la tua funzione in funzione di operatore di macchina, di ripresa, piuttosto che di direttore della fotografia inteso come architetto delle luci. E anche, rincarare la dose, dicendo: ma di un'immagine
di una sequenza efficace l'80% delle inquadrature, di quello che racconto, per dire, la luce è accessoria. Sì, 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 ne sono straconvinto. Ok, e ti chiedevo di argomentare qualche cosa assieme a, così ti metabolizzi la seconda domanda, due parole sull'Italia. Allora, in che senso? Sarà altro che due. Tendenzialmente in ambito fotografico si guarda con molta antipatia all'ambito italiano e con un desiderio mitizzato forse, ma comunque un desiderio diffuso di aria verso l'estero e l'esterno. Tu lavori egregiamente e a livello planetario riconosciuto in produzioni a volte povere, a volte dimesse, ma fatte in Italia. Mi ha colpito leggere che Io sono lì, girato a Chioggia, ha vinto nella tua testa, diciamo così, nel tuo cuore, cioè sei rimasto a fare quella cosa anziché andare a fare delle fotografie per gli strip di Aaron Levy, quando ti stavano chiedendo questa cosa, e quindi tu scegli un ambito che è una scelta, vero? Parto dall'ultima, che mi è più facile domanda, intanto perché l'avrei fatto comunque. Poi io odio Margaret Thatcher, per cui non vedo perché avrei dovuto fare un film su Margaret Thatcher, comunque, per quanto è venuto abbastanza bene, però lavorare in Italia significa per me lavorare, ci sono due motivi. Uno è perché la troupe con cui lavoro è sempre la stessa da alcuni da 27 anni, il mio capo elettricista lavora con me da 27 anni ed è un rapporto estremamente importante, perché è un rapporto di complicità, di amicizia e di velocità. Ma questo dei 27 anni è il caso clamoroso, gli altri sono intorno ai 15, 10, 15, sono. Quindi è un gruppo di persone a cui io non ho nessuna intenzione di rinunciare, perché se andassi a fare un film all'estero dovrei lasciarli qua a casa e non vedo perché. Secondo, perché ho la fortuna, dopo alcune scelte piuttosto radicali e estreme, di fare esattamente i film che voglio, e questo però non mi sono fatto tentare da produzioni insensate o da pubblicità eccetera eccetera. Conduco una vita normale e non cerco di contenere le inutili spese, quindi posso fare delle scelte più radicali. Secondo, perché poi penso fermamente, perché penso fermamente che bisogna parlare delle cose che si conoscono, nel senso che io ricordo sempre questo film che ho fatto in Cina con Gianni Amelio, che ovviamente è un regista italiano e che io amo moltissimo, è un amico, però abbiamo fatto questo film in Cina, tratto da un romanzo di Ermanno Rea, che era La dismissione, adattandolo a una storia che si è tirato fuori Gianni, si è inventato Gianni, che si chiama La stella che non c'è. Insomma, abbiamo girato in Cina sostanzialmente l'80% del film. Io ricordo questa sensazione spaventosa proprio di imbarazzo nel decidere come illuminare una casa proletaria cinese. Io non ne so niente, cioè io non lo so, io non ci sono mai stato, cioè ne sono stato per i sopralluoghi, ma non ho idea di che cosa sia la luce di una casa cinese. E quindi, mentre ho idea di cos'è una casa proletaria o non proletaria italiana. Allora, se io devo fare un discorso sulla luce, che è fatto non solo di luce ma anche di composizione, io devo conoscere i posti che affronto, come dire, non sono in grado di, perché dentro quella casa io avrei potuto mettere una lampadina fluorescente verde, un neon, non so cosa devo fare, la illumino potentemente o la illumino debolmente. Lo stesso rischio che ho nel momento in cui affronto delle luci, come dire, quando la luce artificiale non esisteva, io non ne so niente. Io devo fare un film in costume, no? E devo fare un film con delle candele. Sono in un imbarazzo spaventoso, perché io non vivo con le candele, vivo con delle lampadine, dei neon, so come funzionano, non so come riprodurre la verità di un candelabro, ecco, oltre a essere difficile oggettivamente. Quindi nell'affrontare un film in costume ho delle perplessità, così come credo fermamente che nell'affrontare anche un film in costume nel momento in cui l'elettricità è stata inventata ci siano delle difficoltà e delle differenze storiografiche, vorrei dire, senza essere presuntuoso, nel senso che
Se ci pensate, l'illuminazione negli ultimi 30 anni è molto, molto, molto cambiata nel nostro paese e un po' dappertutto, no? Se io non sono nato nel 58, però insomma, ho idea che nel dopoguerra ci fossero delle luci fioche, delle lampadine un po' debolucce, no? Nelle case. Poi negli anni 70, che ricordo piuttosto bene, è arrivato quel signor Bettino Craxi e ha preso dei faretti e li ha puntati sul soffitto, ed erano gli anni craxiani in cui dei quarzetti venivano puntati sul soffitto e si creava una luce improvvisamente fortissima e molto diffusa, senza ombre, un appiattimento generale delle luci, no? Ve lo ricordate? Sono proprio quelle lì più o meno. Poi negli anni 90, se ci pensate, è arrivato quell'altro simpaticone che è stato 20 anni al potere, di cui non voglio neanche fare il nome perché ho una nausea profonda, e quegli stessi faretti li ha girati e li ha puntati esattamente come in un studio televisivo, violentemente sulle facce delle persone dentro le case. Questo ovviamente non lui personalmente, ma diciamo l'estetica dominante ha rigirato quegli stessi faretti, no? Allora, semplicemente, al di là delle questioni di estetico, di giudizio, no? Bisogna sapere che cos'è, che cosa vuol dire fare un film negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, oggi, quindi oggi per esempio con l'arrivo dei LED, così come altrettanto bisogna sapere, secondo me, osservare, cercare di capire che cos'è, come dire, non voglio fare parole troppo esagerate, però una sociologia, sì, della luce, sì, non solo una... E allora vediamo che gli ambienti sono illuminati in maniera molto, molto, molto diversa a seconda delle classi sociali, dei luoghi geografici, e insomma io credo che bisogna conoscerlo, e quindi al di là dei giudizi politici su quello e su quell'altro, che diciamo sono comunque pessimi da ogni punto di vista, sono comunque convinto che si debba sapere quello di cui si parla, e siccome io mi vedo costretto, ahimè, ancora oggi a parlare con delle luci e con delle inquadrature, cerco di farlo in maniera corretta. Da questo punto di vista, quando dico delle luci e delle inquadrature, dico proprio le inquadrature, e allora mi attacco alla prima domanda e penso che sostanzialmente adesso, vabbè, stasera dico proprio delle sciocchezze, però ne dico un'altra, insomma, c'è una mitologia che si è creata, adesso non farò nomi, ma tanto capirete già di chi sto parlando, c'è una mitologia che si è creata in questi anni intorno al direttore, l'ho capito ancora prima che cominciassi, che si è creata intorno alla figura, come dire, demiurgica del direttore della fotografia che con la sciarpa crea la luce dal nulla e le ombre, Caravaggio e non Caravaggio, bla bla bla. Francamente io tutto questo non lo capisco, non lo trovo ragionevole. Penso invece che ci sia un interessante come dire, parallelismo nella lettura delle immagini tra la luce e l'inquadratura, nel senso che vi faccio un esempio molto semplice. Se io ho una luce in campo, cioè per esempio un abat-jour, dimentichiamo quelle di Craxi e quelle di quell'altro, ho un abat-jour normalissima, questa abat-jour io la devo mettere da qualche parte dentro l'inquadratura. Allora, siccome questa abat-jour è una fonte luminosa in campo, probabilmente nel mio caso, che sono un po' estremo, è anche la fonte di luce unica della scena, e vabbè, però a parte ciò, questa abat-jour io dove la metto nell'inquadratura, al di là delle funzioni luminose rispetto ai volti degli attori? Se io la inquadro totalmente, se la metto al centro dell'inquadratura, se la metto a lato dell'inquadratura, se ne taglio metà o se ne tengo in campo solo un terzo, ecco, io faccio un'operazione che non è solo di inquadratura, è un'operazione anche fotografica, e quindi io non riesco a pensare che di poter demandare a un'altra persona diversa da me, con cui entrerei continuamente in conflitto, io entro in conflitto con me stesso, ma è un altro discorso, non potrei demandare a un operatore di macchina la composizione delle immagini, perché sono convinto che è un'operazione fotografica ed è oltretutto l'operazione più significativa, molto più della luce, nel racconto cinematografico. E che cos'è il racconto cinematografico in termini di, per quello che mi riguarda, chiaramente non in termini di regia o di regista, è una
come dire, una scelta molto, molto, molto incosciente, a volte molto precisa e determinata, di mettere in luce o mettere in ombra o mettere fuori campo o mettere ai bordi del campo il soggetto della scena, che vuol dire tendenzialmente gli attori, no? Allora, se io inquadro un attore e lo posiziono al centro dell'inquadratura, se io lo metto lateralmente, ma ancora di più, se io metto, quando, come spesso capita, due attori parlano uno di fronte all'altro e c'è una quinta dell'attore di spalle, questa quinta che importanza deve avere nella composizione dell'inquadratura? Può avere un'importanza enorme, e cioè nonostante è il primo piano è dell'altro attore, ma quello di spalle, in che punto lo metto dell'inquadratura? Lo metto di lato, lo metto al centro, lo metto metà, lo metto intero di spalle? Ecco, questi sono aspetti, secondo me, narrativi della questione che io non riesco a, come dire, a demandare ad altri. E quindi credo che nella lettura poi delle immagini, sì, sicuramente c'è la luce, ma forse ancora molto di più c'è la composizione. Allora, queste linee prospettiche che io ho di fronte a me, come le tengo dritte, le raddrizzo semplicemente alzando, abbassando l'altezza della macchina da presa, o no, o le lascio con delle diagonali oblique? Per esempio, l'altezza della macchina da presa è una... è un aspetto tendenzialmente molto trascurato. Non so che i fotografi lo immaginano, lo vedono, lo vivono, dove non sempre ci mettiamo all'altezza dei nostri occhi. No? Io vorrei essere alto 2,40 m perché almeno avrei la possibilità di vedere cosa c'è anche più su. Questa è la mia altezza, però spesso mi metto un po' più basso perché penso che alcuni raddrizzamenti delle linee prospettici, voluti o meno, siano un elemento compositivo e di significato molto, molto importante. Ma forse mi sto facendo le menate da solo e quindi sono solo stupidaggini, credo. Però, per esempio, non avere l'operatore di macchina è molto, molto mal visto nel cinema tradizionale. Pazienza. Lasciamo che sia mal vista. Senti, in sostanza, lavorando per il cinema lavori assieme a tanti altri. Spingi, e con la tua vita professionale lo dimostri, che è importante lavorare semplicemente con quello che si ha a disposizione. Leggevo che tante delle luci te le sei costruite lungo il percorso, assemblando modi di illuminare che poi dopo sono diventati, una volta brevettati, sono diventati, e lavorare con quello che c'è in Italia, con quello che c'è, con i mezzi tecnici, con quello che c'è. Secondo te, lavorare assieme, lavorare con semplicità, lavorare togliendo anziché aggiungendo, lavorare con gli elementi disponibili, è un mantra adatto al cinema o potrebbe essere trasposto anche al mondo, al resto del mondo di immagini, quindi di fotografi? Guarda, quegli elementi che tu hai detto, cioè lavorare sempre con le stesse persone, lavorare con poche luci, lavorare con, quindi anche con pellicole sensibili, e quindi in questo modo significa semplicemente, si traduce in un aspetto che è la mia, in una questione che è la mia ossessione primaria, la velocità. Cioè io voglio essere veloce, perché mi annoio se no, nel senso che io non riesco a immaginare che si possa cambiare le luci tra un'inquadratura e l'altra, cioè è una cosa proprio che mi fa impazzire, forse perché non lo so fare, nel senso che io credo due questioni: uno, che la velocità è determinante per la recitazione, che è l'unica cosa che conta all'interno del film, nel senso noi andiamo a vedere dei film perché andiamo a vedere degli attori, quanto più questi attori recitano liberi di muoversi e quanto più questi attori sono concentrati e quindi recitano meglio, e quanto più il film verrà bene. Allora, se io devo pensare che ogni inquadratura dobbiamo fermarci mezz'ora perché io devo cambiare le luci, io mi dimetto dal mondo, non dal set. Quindi penso che un'illuminazione, come dire, centrata sull'ambiente, cioè
sull'illuminazione di ambienti all'interno dei quali sono posizionati degli attori e all'interno dei quali è posizionata una macchina da presa. Questi sono gli elementi su cui bisogna lavorare, cioè nel senso non è più pensabile oggi, e non lo era neanche 20 anni fa, ma comunque un po' lo si faceva, un'illuminazione tradizionale per cui questa è la luce di questa inquadratura, la prossima inquadratura si cambieranno le luci. No, si illuminano gli ambienti, possibilmente in maniera leggera e veloce, che significa mezzi leggeri, non pesanti, non proiettori pesanti, delle cose molto semplici, dei bank di neon, dei polistiroli raggiunti da un'ectoplasmatica luce, delle lampadine potenziate, forse, se ancora fosse necessario. Però, diciamo, io parto dal presupposto che questo ambiente ha questa luce. All'interno di questo ambiente, in collaborazione con il regista, si posiziona la macchina da presa e la posizione degli attori in funzione dell'ambiente e anche delle luci. Il che significa, per esempio, quando noi diciamo... Poniamo questo esempio che forse chiarisce la questione. Se uno dice che questo attore è illuminato in controluce, ma che cosa significa che un attore è illuminato in controluce? È in controluce rispetto alla posizione della macchina da presa. Ma se questa macchina da presa ruota di 180 gradi, quell'attore non è più in controluce, è illuminato frontalmente, perché la luce è rimasta ferma, la macchina si è mossa e il controluce è diventato una luce piatta frontale. Allora, la convenzione cinematografica per cui esiste il controluce, la luce principale, la diffusa, è una cosa da manuale obsoleto, ma forse non li stampano neanche più, ma invece temo di sì, da manuale obsoleto di cinematografia. Se l'attore si muove e se la macchina si muove, come è dato dal cinema normale, moderno, evidentemente anche il concetto di luce va ripensato, perché non esiste più l'attore in controluce, esiste l'attore in controluce in rapporto a quella posizione di macchina. Quindi, se siamo, come dire, conseguenti da questo principio, ne deduciamo che il tipo di illuminazione che noi dobbiamo cercare di fare è un'illuminazione che vale per tutto l'ambiente, per ogni posizione di macchina e per ogni posizione di degli attori. Ovviamente ci saranno delle posizioni migliori e delle posizioni peggiori, e questo è il rapporto, esattamente questo, il rapporto fondamentale legato alla luce tra il regista e il direttore della fotografia, cioè stabilire insieme dove conviene posizionare gli attori e dove conviene posizionare la macchina. Tutto lì. Se io dovessi pensare che ogni volta che cambio inquadratura cambio le luci, non solo perderei un sacco di tempo, ma anche probabilmente perderei la continuità fotografica, perché probabilmente spostando continuamente le luci non mi ricorderei più, io che ho una memoria da cagnolino rimbecillito dall'età, non mi ricorderei più niente di dove ho messo le luci precedentemente, quindi non le sposto per questo, e quindi sono più veloce, e quindi sono più realistico, e quindi credo, spero, faccio delle cose che permettono agli attori di recitare un po' più liberamente, e spero anche ai registi di fare più inquadrature. Poi, in questi ultimi anni, lavorare con Paolo Sorrentino, che appunto di questi problemi non vuole sentir parlare, nel senso che non è concepibile che si spostino le luci, ma perché ci siamo un po' come arrivati insieme a questa con coscienza, perché nel momento in cui giri con 3 macchine da presa in contemporanea, e ovviamente le 3 macchine da presa sono dislocate in punti diversi della stanza dell'ambiente, è evidente che non c'è più una luce per quella singola macchina, ma c'è una luce per tutto l'ambiente. Allora, lavorare con Paolo mi ha radicalizzato. Noi facciamo intorno alle 40-50 inquadrature al giorno, che sono tantissime, ma sono tantissime perché c'è un accordo tacito che ed evidente che questa è la luce dell'ambiente e dentro questa muoveremo attori e macchine. E tutto diventa più semplice. Generalmente. Non sempre. L'operatore di macchina è quello che sta più in bocca all'attore, cioè quello che interagisce, mentre tutti gli altri in qualche maniera si ritraggono nella troupe. E quindi esiste questo rapporto specifico e speciale che anche in fotografia si ripete quando c'è chi sta recitando un'immagine animata. Ti viene da dire qualcosa? Mi viene da dire che sei l'intervistatore perfetto. Cioè, proprio veramente su un piatto d'argento.
Allora, il lavoro con gli attori, che ovviamente fa prima di tutto il regista, ma che secondariamente poi fa l'operatore di macchine, è uno degli aspetti più interessanti di questo lavoro. E qui entro in un campo un po' mistico che vi sorprenderà, perché come avrete capito il materialismo è il mio terreno di nascita e di frequentazione, e poi improvvisamente vado in crisi, perché improvvisamente nel rapporto con gli attori sento che interviene qualcosa di non comprensibile, cioè la comunicazione non verbale fra le persone, e cioè l'empatia, nel senso che io so che gli attori sanno, e loro sanno che io so cosa farò e io so cosa faranno loro, senza bisogno di dirselo. Allora io, se voglio che un attore arrivi proprio lì, e se ci penso molto 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 e lo desidero molto molto molto, lui arriva veramente lì, perché glielo suggerisco con la... è un po' ridicolo, abbiate pietà, sono un po' stanco, glielo suggerisco col desiderio, perché quel rapporto evidentemente non è un rapporto, come dire, non si può dire un attore arriva a quel segno, quei segni per terra che si mettono nella cinematografia tradizionale sono una cosa obsoleta e anche piuttosto irritante. Quando vedete quegli attori che guardano per terra è perché stanno guardando dove andare al segno, ecco, è una cosa che non si può più pensare, perché nasce appunto da un'illuminazione molto precisa, quella di Marlene Dietrich, insomma, che c'era l'ombra qui e l'ombra qua, se non arrivava lì c'era l'ombra sugli occhi, allora lei arrivava proprio lì, ma perché erano abituati a fare questo. Ma diciamo che questo è inadeguato oggi, non si può più pensare che il cinema preveda dei segni per terra. Allora rimane solo la speranza della comunicazione non verbale. Allora io sento che questo è un aspetto molto interessante, in cui tu a volte perdi, delle volte ci sono degli attori che proprio non ce la farai mai, non ti intenderai mai, loro andranno sempre da qualche altra parte, vabbè, ma generalmente nel 90% dei casi. Questo succede anche con gli esseri umani, e ci sono delle persone con cui proprio non ci si intende, non ci si intenderà mai, al di là delle simpatie o meno, cioè non si comunica, altri invece molti, moltissimi sì, perché tendenzialmente poi gli attori sono veramente, se ci pensate, l'elemento fragile di tutta la catena cinematografica, sono i più esposti, sono le donne invecchiano, gli uomini non li vogliono più, se gli attori poi si consumano molto brevemente, perché magari vanno bene per 5 anni e poi dopo non li può più vedere nessuno, non voglio fare nomi, però insomma immaginate, quindi sono proprio poveretti, sono veramente l'elemento fragile. Io ho una grande pena per gli attori, nel senso di compassione, pena nel senso di compassione, insomma, empatia. Nel senso di empatia, di ci vorrebbe un WWF, poverini, insomma, no? Sono terribili, sono un ruolo inaccettabile, fanno i provini, non li prendono, insomma, una tragedia. Quindi insomma, lavorare con gli attori per me vuol dire poi entrare in questo stato di proprio, io sento che c'è molta riconoscenza nel rapporto tra operatore di macchina e attore, perché poi quando viene bene, e tendenzialmente viene bene, l'attore è felice perché tu non l'hai costretto, e tu sei felice perché non ti è scappato dall'inquadratura e sei riconoscente a lui, e lui è riconoscente a te che non gli hai detto sta fermo un attimino che non riesco a inquadrarti. Mi ricordo che la prima volta, che c'è un sacco di cosette buffe, una volta stavamo facendo un film con di Silvio Soldini che si chiama Un'anima divisa in due, stiamo parlando dell'anno 92 credo, ed era la prima volta che Antonio Albanese recitava in un film, e lui era angosciatissimo, perché poi Antonio è una persona meravigliosa, un grandissimo attore, ma anche molto fragile, timido, e mi ricordo che si presentò, questo faceva il portiere dell'albergo, era poco più di una comparsa, diceva queste sono le sue chiavi, e mi ricordo che era così angosciato che si muoveva continuamente così e così, così e così, io sono impazzito, dico come faccio, non lo posso inquadrare questo, qualcuno lo faccia stare fermo, così, tru. Ecco, insomma, poi dopo invece ho fatto altri film ed è una delle persone più incredibilmente sensibili rispetto anche alla macchina, all'inquadratura, ma lo sono tutti, insomma, cioè, lo sono tutti, ci sono dei momenti in cui loro sanno che tu sei in una... Adesso non ho portato This Must Be the Place, se no ve lo facevo vedere, c'è una scena che non dimenticherò mai, perché ero... Se chi di voi l'ha visto forse se lo ricorda, eravamo in questa specie di roulotte nella neve, alla fine c'era questo nazista che faceva novantenne, che faceva una confessione lunghissima di 5 minuti sul suo passato, e quindi insomma, eravamo preoccupati per la memoria, insomma, tutto quanto, insomma, questo finalmente
molto presto, anche perché poi è un bravo attore, aveva gli ultimi barlumi di memoria, si ricorda sta pappardella dei 4 minuti e la dice, e io ero in una posizione complicatissima perché ero seduto su un carrello strettissimo, avvoltolato la macchina da presa perché non potevo neanche vedere nella loop perché era troppo, quindi guardavo da un piccolo monitor, e Sean Penn si doveva chinare e fare una foto a questo nazista, e lui si è chinato perfettamente, con una perfetta conoscenza proprio dell'inquadratura, da grandissimo attore, e poi si doveva anche alzare, e io lo dovevo seguire. Ora, in quel momento lui ha fatto questa foto e lì ho iniziato a tremare, perché ho detto, adesso io sono in questa posizione scomodissima, questo se si alza di fretta, di scatto, io lo perdo e mi uccidono, mi uccide l'attore di 90 anni, mi uccide il regista, mi uccide... E mi ricordo proprio questo desiderio fortissimo, proprio questo disperato preghiera, alzati piano, ti prego, ovviamente silenziosa, ovviamente si è alzato perfettamente, ha trascinato la macchina con la sua alzata perfetta, perché un attore che si alza di scatto è un attore che nessuno può seguirlo, si perde. E quindi mi ricordo proprio quei momenti in cui, ecco, dici, io, certo, non solo perché era un grande attore, ma... Io so che lui ha sentito la mia sofferenza. E allora entra in campo della mistica e gli dice, vabbè, il materialismo crolla miseramente sull'empatia tra l'attore e l'operatore di macchina. Ma sì, esistono. A volte pessime, però esistono. Sì. No, e questo è un aspetto molto, molto divertente del lavoro. Poi penso che i fotografi lo sentano molto, insomma, nel senso che è quel momento in cui tu sai che stai perdendo quel momento, e se perdi quel momento hai perso la fotografia, no? Allora nel cogliere quel momento, che lo cogli se sei empatico, ecco, tu con loro e loro con te. E quindi l'operatore di macchina è come dire un fotografo che scatta 24 fotografie al secondo, quindi è un po', è strano, insomma, è divertente. Credo. Cosa avresti voluto che qualcuno ti dicesse all'inizio? Cioè, oppure, facciamola più diretta, cosa pensi che sia utile a una persona che adesso all'inizio sentirsi dire? Intanto spero di aver detto a quelli che vogliono cominciare qualche messaggio di speranza, nel senso, reinventatevi questo lavoro prima di tutto, perché il digitale apre proprio delle possibilità assolutamente non comprese, nel senso proprio non solo il digitale in ripresa, ma anche il digitale in stampa, quindi credo che ci sia uno spazio proprio per il realismo e per l'assenza di realismo ancora più radicale e più evidente di prima, quindi la speranza è che c'è tutto un mondo da inventare, ecco, questo è uno. La seconda è anche però, direi, di non curarsi troppo delle convenzioni, perché quelle convenzioni sono delle convenzioni, appunto, come vi ho detto prima, un po' stratificate da un potere conservativo e molto di casta di operatori, direttori di fotografia che ovviamente non vogliono nuove leve, ma insomma questo è un pensiero ridicolo, questo è un, quando prima parlavo dell'Italia, è un problema, il problema del paese in generale, insomma, c'è una generazione di vecchi al potere continuamente, ci sono sempre stati e ci sono anche adesso nonostante l'apparente giovane età, oggi finisce malissimo qua, comunque vabbè, detto questo, cioè, io vi faccio questo racconto brevissimo, quando uscito da Torno Indietro, uscito da Milano con questi primi film con Silvio Soldini, bla bla bla, mi chiamano a Roma per fare dei film un po' schifosetti, però insomma all'inizio bisogna farli, e un produttore romano, la regista vuole che io faccia questo film, avevo circa 26 anni, incontro questo produttore romano, vado a Roma, il treno ci metteva 20 ore una volta, comunque adesso vado a Roma faticosamente, incontro questo produttore e questo, non vi faccio troppo l'accento romanesco perché non mi viene bene, mi dice, ma tu chi sei, non te conosco, e io dico, beh certo, vengo da Milano e sono abbastanza giovane, e dice, ma io non t'ho mai visto, non t'ho mai sentito, sì, dice, ma sei iscritto all'AIC, che è l'associazione dei direttori della fotografia italiani, e dico no, e allora se io non sei iscritto all'AIC, prima ti iscrivi e poi lavoriamo.
Allora io ho detto, vabbè, ok, torno a casa dagli amici che mi ospitavano e chiamo questa AIC e dico, salve, sono un direttore della fotografia di Milano e vorrei iscrivermi all'AIC. E questi mi hanno detto, ma tu hai fatto 3 film che sono usciti al cinema. E ho detto, no, e allora non ti puoi iscrivere. Allora, questo problema è un po' il problema cardine della questione, nel senso, se esiste una corporazione che frenerà, poi fin quel film l'ho fatto, però insomma questo non c'entra. Dopo che l'hai fatto non ti sei iscritto? No, a quel punto non mi sono più iscritto, perché quindi io non mi iscrivo a un'associazione, adesso sono un po' cambiati, poverini anche loro, però insomma io non mi sono più iscritto lo stesso. Ma insomma è un problema, è un paese per vecchi, non c'è niente da fare, insomma. Questo, e quindi però questo è un problema che in Italia si sente un po' di più, però io penso che ci sono tutti gli elementi per scardinare questo problemino, e non sono strumenti semplicemente legali o parlamentari, sono semplicemente il fatto che dobbiamo e dobbiamo, nel senso che mi sono messo fra i giovani, scusate, però dovete cercare di far vincere un'estetica nuova e un modo nuovo di raccontare per immagini. Questo, fotografi, cinematografi e bla bla bla, insomma tutti quanti. Credo che si possa, no? Non si può. Questo fatto che è andata in pensione la pellicola è un elemento, è una liberazione di energie, di menti, di possibilità, faccio un altro esempio per farvi capire questo, cosa vuol dire conservatorismo, no? Quando prima vi ho parlato di questo HDR, no? Che è questa doppia esposizione, che secondo me è un'esperienza nuova, totalmente nuova, mai. Questa cosa c'è per il cinema da circa 4 anni, no? Io subito appena me l'hanno raccontata, perché poi sono molto poco tecnico, non vado a vedere niente su rivistine, internet, bla bla bla, nei rental dove mi rivolgo per affittare le macchine, mi dicono, ma lo sai che c'è questa cosa? Ho detto, ah sì, è interessante, come funziona? Che tu fai questa inquadratura e poi contemporaneamente la macchina ne fa un'altra più scura di quanto tu vuoi, e poi le mischi insieme. Dico, ah, interessante, proviamola. E subito l'ho provata in un film. Allora, io sono 4 anni che lo faccio, sapete che non lo fa nessuno? Cioè io sono sconvolto, dico, ma come mai? Perché no? Perché non lo sanno che c'è, ma perché non lo usano? E io non capisco. Ecco, questo è la mentalità conservativa. Perché forse non lo fanno? Perché forse così pensano che, riaffermando il fatto che ancora di più, come prima, bisogna usare tutta quella quantità di luci e tutta quella quantità di mezzi, affermano un potere, come dire, privatistico e di casta della propria conoscenza di mettere le luci. Scusate l'italiano devastato, ma insomma. Va detto che il cinema ha un effetto volano molto maggiore. Per i fotografi l'HDR è stato, come anche il digitale, è più giovane il digitale, molto più giovane il digitale del cinema, e quindi c'è questa sensazione di liberazione, appunto, che ma poi non lo usano. Allora. Esatto, in ambito cinematografico. Per esempio la sensibilità della pellicola, no? La pellicola più sensibile che avevo era 500 ASA, ho passato tutta la vita a forzarla, cioè quindi prima era 320 e andavo a 640, poi era 500 andavamo a 1000, e tutte le volte ti dicevano, ma no, madonna, si rovina, viene male, viene la grana, e si viene la grana, pazienza, ma se io giro a 1000 metto meno luci. Adesso io uso delle macchine digitali e arrivo tranquillamente a 2000, questo porta delle conseguenze sconvolgenti e radicali nella concezione dell'illuminazione cinematografica. Adesso, nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, abbiamo girato un esterno notte. Quello non è ancora uscito. Non è ancora uscito. Un esterno notte in un giardino dove si svolgevano delle feste, degli spettacoli di un hotel. E il campo ovviamente era a 360 gradi, quindi io non potevo pensare di mettere dei proiettori in mezzo, neanche sospesi, perché avrei visto la gru che li sospendeva, e poi non volevo che ci fosse quelle luciazze brutte che arrivano perché c'è un proiettore lontano e quindi la luce arriva con quella durezza e quella violenza da proiettore sulla gru. Allora abbiamo pensato, temo un po' solitariamente, che l'unica cosa possibile era illuminare il set con delle luci visibili, cioè con delle luci che erano plausibilmente inquadrabili, quindi dei LED, dei fili di LED, delle lampadine, e
abbiamo girato per più di una settimana questi esterni notte a 1600 ASA, quando il laboratorio diceva no, sarà troppo, farà schifo, si vedrà, e io ho detto guarda, è l'unica cosa che posso fare, quindi preferisco girare e poi fare i conti sul fatto che verrà male. È venuto benissimo, perché improvvisamente il realismo e la libertà che questa cosa ci ha permesso è stata utilizzata. Tutto qua, bisogna un po' vincere un po' di resistenze. Uno dei primi film che ho fatto in un laboratorio romano si chiamava Morte di un matematico napoletano, era il primo film di Martone. Allora il film aveva questo problema di essere un film d'epoca, ma noi non avevamo i mezzi per fare un film d'epoca, i mezzi in termini di ricostruzione d'epoca, perché era un film poverissimo. Allora mi era sembrato, proprio guardando dei libri fotografici in una libreria fotografica che non esiste più, che era in via Brera, che si chiamava Il Diaframma, qualcuno se lo ricorderà, che non c'è più, tra l'altro, esatto, avevo visto un libro dove c'erano delle fotografie a colori, però virate molto in giallo, molto gialle. Allora ho detto, vabbè, allora sai che facciamo? Giriamo con questo tono giallastro tutto il film, però lo faccio io, nel senso che metto un filtro giallo del bianco e nero, che è la follia, beata ingenuità, filtro giallo del bianco e nero, quello che mi serviva per il bianco e nero, molto leggero, lo utilizzo sulla pellicola a colori, così diamo questo tono giallo. Ho fatto dei test e mi sembrava che questo giallo era interessante perché lavorava solamente sulle alte luci e non rendeva gialli i neri. Allora faccio questi test e li porto al laboratorio romano dove vigeva questo famoso, credo morto, Ernesto Novelli, che era lo stampatore di quello con la sciarpetta. E questo qua dice, ma che cosa è? Perché devi fare questo? Io dico, ma perché mi sembra che i neri rimangono neri e i gialli vanno solo sulle alte luci, perché il filtro lo metto io e poi se voglio lo tolgo quando mi serve, in modo che non ci sia questa abitudine al giallo, ma che l'occhio è molto pigro, cioè nel senso molto, molto pigro, scusate, molto duttile, nel senso si abitua, se fate tutto giallo, dopo 10 minuti vi sembrerà normale. Allora toglierlo ogni tanto mi sembra un sistema per affermare la presenza quando necessario di questo giallo. Allora, insomma, mi ricordo questo qua, dice, ma che cosa sta facendo? Ma perché non si mette questo il film del bianco e nero sul colore? Insomma, questo ha chiamato la produzione. Io c'avevo anche allora i miei 28 anni, 30 forse, non mi ricordo, era il 91, adesso non me li voglio calare troppo, però insomma, comunque ero giovane, ha chiamato la produzione e ha detto, ma chi avete preso? Questo mette il filtro del bianco e nero sul colore, ecco. Il regista si è fidato e ci è piaciuto molto, tutto qua. Però bisogna combattere contro questi conservatorismi, questi stilemi, cioè bisogna veramente infrangere, c'è una serie di convenzioni insopportabili. Ecco. Si può fare, fidatevi. Io stesso pongo delle convenzioni inaccettabili nel momento stesso in cui le nego, quindi insomma, no, vabbè. Ti faccio forse un'ultima domanda, così poi lasciamo lo spazio a qualche domanda. Ho scappato. Ti chiedo qualche cosa di aneddotico, di tecnico aneddotico, però con uno spunto. E cioè, tu lo dicevo prima quando ti presentavo, questa persona invece di adagiarsi sullo stile riconoscibile, quindi ripetendo quello che ha funzionato, si reinventa ogni volta. Allora, hai fatto, ti guardo gli appunti, hai fatto una fotografia molto chiara, molto bianca, nello spazio bianco, una fotografia molto scura, se poi lo riusciamo a vedere, se non so come... Ho copiato dal titolo. Vabbè, sì. Vabbè, sarà bianco. Col vivo. Scuro. Molto. Molto colorata, con parecchio di pane. Molto scuro il divo perché... ti interrompo, ma poi continuiamo. Ma molto scuro per il divo perché... Lanci talmente tanto. Nell'adattarti, raccontaci qualche cosa. Ma guarda, il divo è piuttosto interessante perché anche con i registi, così come con gli attori, non è che con gli attori non si parla tanto, no? Ci si intende col desiderio, anche con i registi tutti pensano che il direttore della fotografia parla chissà quanto con il regista, ma per carità, si parla un po' all'inizio, si vedono un po' i luoghi, poi sul set il tempo è talmente ristretto che non c'è tempo neanche di bere un caffè, quindi non è che c'è tanto da parlare, si tratta solo di girare e illuminare. Allora, però invece ci sono delle cose che si intuiscono soprattutto nella preparazione dei film, quando si vanno a vedere le location e bla bla bla. Allora,
Mi ricordo che mentre parlavamo di non so che cosa, Paolo mi raccontò che era andato a fare una finta intervista ad Andreotti, parliamo del Divo, con Peppe D'Avanzo di Repubblica, nel senso lui si era finto il suo assistente ed erano andati a intervista ad Andreotti. E hanno incontrato Andreotti in uno studio in Corso Vittorio a Roma, che era lo studio di Andreotti, dove le finestre erano serrate, e gli scuri erano chiusi, l'illuminazione artificiale era accesa, era un buio pazzesco e filtravano dei raggi di sole proprio tra i pertugi degli scuri delle finestre. E dice, c'era un'atmosfera pazzesca, sembrava di essere in un film dell'orrore. Ecco, ecco com'è il film. Questo è il film, ma non era un'indicazione di fotografia, era il racconto di, ma sai che questo qua sta con le finestre chiuse? Boh, ecco, ecco fatto il film. Cioè non, e quindi era l'idea di questo essere politico che vive nelle tenebre, di questo fatto di un uomo che spegne le luci mentre la moglie le accende. C'è una scena secondo me molto divertente in cui la moglie accende le luci e lui passa e spegne la luce sempre in continuazione. Allora lui vive nell'oscurità e nel, di giorno e di notte le luci erano accese, è stupido. Però, ecco, così si prendono delle cosette qua e là. Ma anche quando il regista ti dice, sai, ho visto non solo quel film, ma ho sentito quella musica, ho visto quella fotografia, molto spesso le fotografie sono fonte di ispirazione reciproca. Mi è venuto in mente quel nome di fotografo che fa delle luci ipercinematografiche nelle sue foto, che è Gregory Crotson. Allora, insomma, ogni cosa, anche i viaggi che noi facciamo, i luoghi che visitiamo, tutto entra, la nostra esperienza di vita è la fonte di ispirazione, non è la tecnica. Allora io quanto più ascolto musica, quanto più leggo libri, quando abbiamo fatto L'amore molesto, che è tratto da un libro di Elena Ferrante, in realtà il libro di riferimento era Araceli del Samorante. Allora, questo è il terreno su cui ci si può capire e incontrare con i registi e con insomma, l'esperienza di vita, ma non vuol dire solo la cultura, vuol dire l'attenzione visiva alle cose. Cioè, io mentre sono qui che vi parlo, guardo quelle luci, mi fanno schifo e me le ricorderò tutto qua, semplicemente. C'è qualche domanda? Grazie, ce ne sono tante, però ne sceglierò una. Se quando siete sul set c'è spazio per improvvisazione, oppure se è tutto studiato prima, tutto deciso? Ma guarda, dipende molto dai registi, nel senso che, per esempio, ci sono registi che non dicono niente. Cioè, non solo per questo meno registi, ma quando chiedono, allora come giriamo questa scena, lo dicono, allora... Se l'attore è anche regista, dice io dico questo e quell'altro dice quell'altro, vabbè grazie, non c'è scritto sulla sceneggiatura, però va bene, non importa. Invece ci sono registi molto precisi che fanno anche gli storyboard. Ci sono registi, per esempio, come Paolo Sorrentino, che ha una lista di luci, che ha una lista di inquadrature che lui fa la sera per il giorno dopo. Quindi arriva sul set con questa lista di inquadrature, il numero variabile da 30 a 60, diciamo, sto esagerando, a 60 non siamo arrivati, però insomma una lista di luci che lui non mostra a nessuno. E questo è molto interessante, nel senso che è un modo appunto per affermare che la macchina e gli attori possono andare ovunque. Cioè lui lo sa dove andranno, lo sa cosa farà la macchina, ma non lo dice a nessuno, perché questo ti permetterebbe di mettere degli ingombri sul set. E questo impedirebbe anche a lui di cambiare opinione, per esempio, perché qualcuno potrebbe dire, ma tu avevi detto che avremmo potuto fare poi un totale, e lui non te lo dice, quindi fa esattamente quello che vuole. Comunque, insomma, adesso al di là di questo, questa non è una cosa difficile, cioè non è una cosa tremenda se concepite la luce sugli ambienti e non sulla singola inquadratura, perché tanto quello è l'ambiente, tu sai che tanto la macchina andrà ovunque e buonanotte, e quindi arrangiati, questa è l'indicazione. Però diciamo, adesso ho fatto un film con un attore che era anche regista, che è Ascanio Celestini. Lui certamente non mi diceva metti questo obiettivo piuttosto che quell'altro, non mi diceva neanche mettiti qui piuttosto che là, ma questo non significa che lui era
meno regista, anzi tutt'altro, perché lui creava la situazione dentro cui la macchina da presa si poteva muovere più liberamente, anzi, quindi in realtà quel lasciare spazio alla macchina da presa e controllarla, ovviamente, perché poi non è che non c'era, io gliela proponevo e poi lui la accettava dopo magari aver recitato, non è che per questo è un regista e meno regista, insomma. Quindi è un rapporto molto 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 variabile, molto elastico e molto interessante, anche quello molto poco verbale, per fortuna. Se si parlasse sul set sarebbe una catastrofe, sarebbero tutti a parlare, bla 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 bla, costumisti, tutti, truccatori, scenografi, si fa, appunto. Non vorrei sembrare, penso che sia un lavoro estremamente complesso quello di fare il cinema, però non vorrei mettere in luce gli aspetti, istintivi, non quelli formalmente legati alla parola. Nel senso, quando per esempio comincia un film, noi non sappiamo esattamente dove andrà a parare. Nel senso, abbiamo letto la sceneggiatura, ci siamo fatti tutti un'idea di come sarà il film, ma se io penso alle prime giornate del film, sono inevitabilmente girate in maniera diversa rispetto alle ultime, perché il film ha preso la sua strada, ha preso la sua vita, e noi rispetto a questa strada, a questa sua vita, non possiamo assolutamente pensare di metterci in opposizione, in contrapposizione, perché andremo a schiantarci pesantemente. Faccio un esempio stupido: se noi pensiamo che vogliamo fare un film molto solare, molto assolato, e quindi lo giriamo in estate e capitiamo nell'estate scorsa che pioveva sempre, siamo finiti, capito? Allora bisogna adattarsi anche a questo, per dire. Quindi ma non è solo la meteorologia, non è solo l'incidente, è proprio che miracolosamente, misteriosamente i film hanno la loro vita e si tratta di assecondarli e di dirigerli. E questo vale per tutti, non solo per i registi, vale per le luci, per gli attori, i costumisti, i scenografi, bla bla bla. È molto interessante questo, sempre nella parte mistica che fa pugni con il mio materialismo storico dialettico, ma insomma va bene, ci sta. E però è sempre un rapporto diverso e sempre bizzarro. E non ho preferenze, cioè non è che dico se un regista che non dice niente ne approfitto, sì, un po' sì, faccio quello che voglio rispetto alla macchina. È chiaro che un regista che non ti dà indicazioni, una volta che tu sei partito dal fatto che hai illuminato un ambiente, tendenzialmente io la macchina a quel punto la metto dove so che è più semplice e più esteticamente favorevole sarà all'immagine, però non è che questo mi rende più felice, perché poi prendo una responsabilità che forse non mi compete. Se poi il regista accetta, va bene, è fatto, ne ho approfittato, però va bene anche l'inverso. È molto strano. Però insomma i film sono dei registi, io veramente non mi stanco tutte le volte, anzi perché siete qui? Cioè io vi parlo di quello che voglio, ma i film sono dei registi, noi siamo dei collaboratori, quanto più, lo dicevamo prima, lo dicevi tu prima, l'intervistatore perfetto diceva prima che io cerco di adattarmi, sì, perché non c'è niente che mi piaccia o non mi piaccia, mi piace solo quello che è adatto al film, quindi se il film deve avere delle luci poco realistiche come La grande bellezza, non è che mi piacciono di meno, le faccio e penso che siano utili al film, però è il film che me le chiede, nel senso che non è che se per esempio avete visto La grande bellezza, c'è una scena in cui c'è un chirurgo estetico che col conta persone, quello del macellaio, che fa delle iniezioncine in una sala comune. Ovviamente è una scena dove il realismo non esiste, no? Allora a quel punto è concesso uno spazio di illuminazione completamente anomalo, per cui un iPad fa luce su alcuni attori, altri sono colpiti da una luce verticale potentissima. Quando Sabrina Ferilli va a comprarsi il vestito da sposa in quel negozio di vestiti, che non è un negozio di vestiti perché è un palazzone dell'euro dell'epoca fascista, e lì è inutile fare delle luci realistiche perché non è più realistico neanche il negozio. E allora a quel punto si può usare delle cose tipo i sagomatori, fare dei bolli per terra, però è il film che te lo suggerisce. Quindi insomma è il film che prende la sua. Mentre leggevo la sceneggiatura io non capivo quanto poco realistico sarebbe stato, lo capisci nel momento in cui un regista sceglie un ambiente come quello del chirurgo estetico e dice 50 persone saranno qua, dice per bacco, forse bisogna fare qualcosa di
di anomalo, non cercare di mettere dei neon da chirurgo, ma qualcos'altro. Ecco, tutto qua. Una constatazione che da foto. Domanda però. Dopo la constatazione c'è una domanda. E la constatazione è proprio questa, cioè fra fotografi, prima dicevi cosa ci fate, cosa ci fanno tutte queste persone, no? Fotografi, io sto a parlare di cinema, di situazioni che comunque a volte sono simili o verosimili. La fotografia, ad esempio quella pura, uno che si adatta a fotografia di paesaggio o in un ambiente che è costretto, il fotografo si adatta. E il tuo punto di vista, il tuo adattamento alla storia del cinema, che comunque ti adatti tu alla storia, è proprio quello che fa il fotografo quando si trova in una situazione che non la può controllare. Ad esempio, si trova in esterni, cambia un po' il tempo e allora si arrabatta per cosa può fare con l'esposizione per realizzare la sua immagine, la sua visione, la sua interpretazione. Quindi questa mia constatazione porta a vedere proprio nella figura del personaggio, nella tua persona, proprio del fotografo puro che anche occupandosi di cinema lo vede con un occhio puramente da fotografo. Beh, c'è anche il documentario. Il documentario è poi il momento, io purtroppo tento di farne un po', ma se ne fanno sempre meno in Italia perché siamo un paese, ahimè, un po' disgraziatello, però il documentario è proprio quello, insomma, nel senso che l'occhio del documentarista, dell'operatore, spesso i documentaristi sono anche operatori, Wiseman, Gianfranco Rosi, sono operatori di se stessi, giustamente, perché poi lo sguardo del documentarista è lo sguardo diverso da quello del fotografo. È un po' imbarazzante fare i documentari con un regista, ogni tanto stanno lì e dicono vabbè, tu riprendi e poi vabbè, insomma, comunque, insomma, il regista del documentario è uno strano, se non fa l'operatore è uno strano mestiere. Comunque, insomma, sì, sicuramente è questo. Sì, credo di sì. No, ma io non l'avrei fatto se non avessi avuto la passione della fotografia. Ecco, questo è certo, sicuramente non l'avrei fatto, sì. Posso, aspetta, mi infilo la mia domanda e poi la faccio fare. Probabilmente è semplice la risposta a questa domanda. Tu dici, giustamente, i film sono dei registi. La tua filmografia... Non lo so, quanti tu lo sai? Quanti sono? Non lo sai, veramente tanti. Se andate a cercare... Non lo voglio dire. Ok. È come l'età delle attrici. Te ne chiedo tre però, cioè dal punto di vista della fotografia, cioè la parte che hai fatto tu, lascia fare che abbia vinto o non vinto. Mm-hmm. I tre film che consiglieresti alla gente che è qua e in generale, perché ritieni che siano i tre film in cui tu hai lavorato la fotografia che hanno, sul piano della fotografia, non il film che è del regista, che cosa mi vado a vedere che non ho visto? Niente. No, non sono così indulgente. No, io sono fiero dei film che sono stati fatti con pochi soldi, questo sì, nel senso che per esempio Il Divo forse... No, il però film... mi stai rispondendo un'altra cosa. Che mi stai rispondendo... Stavo cercando di scapolare, però... Che cosa... quelli che ami tu... Ciao, vabbè, sto rispondendo. Okay. Dai. Allora, diciamo fotograficamente. Che Il Divo, ricomincio, ci riprovo, Il Divo mi piace molto perché è un film che sembra... un film molto costoso perché sono un sacco di ambienti, tanti attori eccetera eccetera, in realtà è stato un film fatto veramente con pochissimi mezzi, perché ovviamente non lo voleva fare nessuno, perché la Rai non lo voleva fare, Medusa non lo voleva fare, tutti avevano paura della denuncia, quindi insomma è stato un film fatto veramente in miseria e non sembra, ecco, di quello sono fiero. Per esempio nel Divo c'è una scena secondo me bellissima perché apparentemente non serve a niente, nel senso Andreotti è chiuso dentro la macchina, la portiera non si apre e la scorta si affanna sotto la pioggia ad aprire la portiera. Niente, fine, nessuno parla, no? E quella è una scena molto, è una scena un po' complicata dal punto di vista fotografico perché dovevano girarla a rallenti di notte con la pioggia finta, vuol dire che arrivano dei mostri, signori mostruosi che mettono le canne della pioggia, che sono degli energumeni terribili, insomma. Le luci poi devono essere più potenti perché girando a rallenti ci vuole il doppio della luce. E poi la pioggia, insomma, tutto quanto, le luci stradali della città, io cerco di usare sempre lo stesso tipo di luce, quindi se ci sono delle luci stradali, e c'erano ovviamente, cerco di aggiungere delle luci stradali mie e non delle luci da cinema, perché la temperatura, colore delle luci stradali
è anomalamente schifosetta, ma tanto vale che rimanga, non vuol dire che io accendo dei proiettori a ucciderle, perché tante ci sono. Quindi insomma avevamo aggiunto le nostre lucette stradali qua e là, abbiamo messo le canne della pioggia qua e là, hanno messo urlando cose romanesco irripetibili, abbiamo provato la pioggia, siamo bagnati tutti, va bene, poi abbiamo preparato il carrello, la steady, bla bla bla, e poi è arrivato l'attore ed è entrato dentro la macchina e io e il capo elettricista ci siamo resi conto con terrore, proprio con terrore, che non avevamo, avevamo illuminato tutto, meno che l'attore dentro la macchina, era il classico. E allora era il momento di girare, perché ovviamente il tempo stringe, e allora ci è venuto in mente che avevamo delle lampadinucce cinesi a LED da 7 euro a batteria, che avevamo comprato per qualche strano motivo, ne avevamo 5, quelle tonde che schiacci si accendono, una luce schifosa blu, e l'abbiamo trovate in fretta e le abbiamo appiccicate sul tetto della macchina dentro e le abbiamo accese sperando che la batteria resistesse. Io ovviamente ero disperato perché dopo aver fatto tutta questa menata delle luci stradali, devono essere uguali le luci stradali perché sennò si sente la luce, bla bla bla, poi metto delle lampadine a LED blu dentro l'automobile. E invece è una scena che vedi, poi a fidarsi dell'errore, e invece è una scena molto bella secondo me, perché questa luce così diversa dentro l'automobile, sembrano delle luci che lui usava per leggere, questa luce molto, molto fredda, anche molto strana dentro l'automobile, raccontava l'isolamento e la solitudine del personaggio più di una luce da cinema messa accuratamente. Ecco, credo che ci siamo detti tutto, no? Stupendo. Mi hai detto che ti dovevo avvertire quando fosse stata quest'ora? Ti sto avvertendo. È ora, basta. Non si può sentir parlare troppo, diventa il dibattito della corazzata Potemkin. Basta così. Grazie.